Seconda vittoria consecutiva per il Teramo, che continua a sorridere dopo il successo di Lentini contro la Sicula Leonzio. Bombaggi e croce e delizia dei biancorossi, prima sbaglia un calcio di rigore e poi si fa perdonare, firmando praticamente allo scadere il gol vittoria. Teramo confermato rispetto al successo contro la Sicula, con la sola variazione obbligata di Arrigoni in cabina di regia al posto dello squalificato Viero e con Piacentini che invece rimane in panchina. Dall'altra parte subito titolari, come nelle attese gli ex Di Paolo Antonio e Tonti, con Evangelista a supportare in attacco Alfageme e Mikoski. Gara con poche emozioni, almeno nella fase iniziale, con l'Avellino che si fa preferire per possesso palla, ma con il Teramo che al 20° si vede annullare un gol per fuorigioco di Magnaghi su un calcio di punizione battuto da Bombaggi. L'episodio sarà con il senno di poi la sveglia, anche per vedere più dialogo tra i due attaccanti. Al 24° Santoro ci prova dal limite, con Tonti attento a fermare la sfera. Bella azione biancorossa alla mezz'ora, quando Bombaggi riceve da Magnaghi, tenta il pallonetto, deviato probabilmente in maniera decisiva dall'estremo irpino, ma la terna non concede il calcio d'angolo. Il dialogo in salsa a Pordenone continua poco dopo, quando Bombaggi di testa chiama Magnaghi al tiro, trovando ancora Tonti a dire di no. Azione bissata al 39°, con l'estremo ospite ancora a negare il gol all'attaccante del Teramo. L'Avellino si fa rivedere prima di tornare negli spogliatoi, quando Parisi, dagli sviluppi di un angolo, impegna centralmente Tomei. Nella ripresa subito palla gol per il Teramo. Bombaggi batte una punizione che Soprano tocca. Tonti fa ancora un mezzo miracolo bloccando la sfera con una mano e con Cristini che poi non trova lo specchio. Gli ospiti rispondono dopo 5 minuti. Mikoski batte un calcio di punizione direttamente in porta da posizione defilata. Tomei in volo allontana la sfera. Il Teramo continua a premere con l'Avellino alle corde. Al 18° la traversa, a dire di no a Bombaggi, da calcio di punizione. E ancora diavolo poi al 23°, quando Cancellotti va al cross in mezzo. Morero anticipa Magnaghi, con Tonti ancora di nuovo attento ad evitare l'autorete del compagno. Il Teramo ha l'occasione concreta per andare in vantaggio prima della mezz'ora. Arrigoni pennella per l'inserimento di Bombaggi in area, che viene messo giù da Morero. Il direttore di gara indica il dischetto ed il calcio di rigore per la formazione di Tedino. A battere va Bombaggi, ma Tonti, di nuovo, si supera indovinando l'angolo e negando il vantaggio alla sua ex squadra. L'altro ex di Paolo Antonio impegna poco dopo Tomei da calcio di punizione, trovando la porta, ma anche il portiere biancorosso a deviare. Nel finale, forcing biancorosso a calcio del successo. Dagli sviluppi di un angolo, la difesa biancoverde legge male il pallone finito in area piccola e Bombaggi, da due passi, firma il 7° centro stagionale e soprattutto la vittoria del Teramo. Per la formazione di Tedino continua così la risalita in classifica, con l'occasione nel recupero di mercoledì pomeriggio contro il Catanzaro di scavalcare i calabresi nello scontro diretto e prendersi così la sesta piazza.